Buonasera, rieccoci con la rassegna Pillole d'autore, in diretta streaming sul web, su TV Radio Science, YouTube, Facebook e blog di Prentasicuro. Ogni giovedì, ore 21, videoconferenza sui vari temi ambientali, organizzate dal Forum regionale per i contratti di fiume, del Veneto e dell'Associazione Prentasicuro. Tutte le conferenze, che durano circa tre quarti d'ora, ruotano attorno all'ambiente, offrendo interessanti visioni di alcuni dei massimi esperti che potranno anche rispondere attraverso i vari canali disponibili alle domande del pubblico. Anzitutto i ringraziamenti abituali. Grazie Rosario Moreno che ci ospita su Radio Science e su una serie di testate web e digitali, diciamo così. Grazie al gruppo musicale Five Place che ci hanno creato la musica d'apertura, Albert Lieber, la canzone che è un invito ad occuparci sempre di più del nostro ambiente, dei nostri corsi d'acqua, spesso, ahimè, maltrattati. Un grande ringraziamento ad Alessandro Pattano, laureato in ingegneria civile idraulica e ingegneria per l'ambiente e il territorio, divulgatore scientifico ed animatore dei contratti di fiume, che abbiamo visto nelle puntate precedenti, e dei piani delle acque in Veneto, in Italia. Alessandro, tra l'altro, è da tempo nostro compagno di viaggio e parte di questa interessante, speriamo, iniziativa. Chi è Prentasicuro? È un'associazione che da circa 10 anni ha a cuore il tema del rischio idrogeologico, organizzando conferenze con cittadini e istituzioni con mozioni sulle manutenzioni dei nostri corsi d'acqua e del necessario completamento dell'idrovia Padova Mare. Le attività hanno molto spesso incrociato gli amici di Legambiente, oltre che di altre associazioni e 50 amministrazioni comunali. Abbiamo promosso anche raccolte di firme e organizzato significative manifestazioni. Con 15 protezioni civili abbiamo condiviso un'indagine fotografica e filmata sulle criticità arginali di Fiumi Brenta e Bacchiglione, che sono state poi recepite dall'autorità di bacino, dalla regione, contribuendo ad innalzare il livello di rischio dei nostri territori. Recentemente abbiamo anche partecipato a un'indagine internazionale sulla qualità delle acque dei fiumi, promosse dall'Università Olandese di Delft. Questa sera è con noi Gigi Lazzaro, che è il presidente Legambiente Veneto, con l'argomento la mobilità sostenibile. Accenno alcune delle attività di Legambiente per far capire l'importanza. Legambiente è una fondamentale, non importante, fondamentale associazione italiana che giusto quest'anno compie 40 anni ed ha oltre 400.000 iscritti, quindi una forza notevolissima. Persegue progetti educativi di partecipazione attiva per i ragazzi, opportunità per i professionisti della scuola e tanto altro ancora. Dati, approfondimenti scientifici, scienza partecipata e analisi delle principali emergenze ambientali del paese e della qualità dei territori, servizi, infrastrutture, rendendo partecipi cittadini e referenti. Analizza e denuncia la criminalità ambientale, le ecomafie, il traffico, lo smaltimento illecito dei rifiuti, lo sfruttamento degli animali, l'abuso edilizio e marino, delle attività legate, la segnalazione ai cittadini, intervenendo su temi dello sviluppo sostenibile, anche grazie alla realizzazione di progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali. Divulga, quindi scientificamente, e coinvolge persone di comunità e istituzioni che sono tutte al centro dei progetti di Legambiente. Quindi io passerei, dopo questa introduzione alla parola, direttamente a Gigi Lazzaro, che è il presidente, e prima, in onore di Gigi Lazzaro, mi indosso il cappellino di Legambiente. Prego Gigi. Grazie Marino.
Grazie ovviamente a Brenta Sicuro e diciamo, al coordinamento tutto dell'attività del contratto di Fiume per l'invito a portare un contributo su un tema, quello della mobilità, dei trasporti e quindi dell'inquinamento atmosferico, quali soluzioni si possono adottare, che noi crediamo come associazione, appunto, hai già detto tu, insomma, da quanto l'associazione si impegna nel nostro paese sulle questioni ambientali, quello dell'inquinamento atmosferico e di conseguenza del cambio di modalità, di modelli, di stili di vita rispetto al modo di muoversi e comunque di spostare noi stessi, le merci e tutto quello che riguarda, diciamo, gli spostamenti nel nostro paese possono essere non solo una chiave di cambiamento indispensabile per migliorare la qualità dell'aria, ma anche per ridurre le emissioni di CO2, quindi non solo di inquinanti, ma anche diciamo appunto di CO2, che è quella che provoca il cambiamento climatico che stiamo vivendo tutti quanti. Io imposterei, se siete d'accordo, diciamo, dividerei in due parti il ragionamento da fare. Uno su, passatemi, diciamo, il termine, uno sullo scoprire e uno sull'inventare, che sono due cose differenti, entrambe al centro del ragionamento che questa associazione, che si basa sull'ambientalismo scientifico, fa, perché tra lo scoprire e l'inventare ci sono due sostanziali differenze che potremmo dire, diciamo, riassumere con le scoperte le fa la scienza, le invenzioni le fa la tecnologia. Insomma, quindi la scienza ci serve per capire, comprendere e scoprire cosa succede, ad esempio, per gli inquinanti. L'invenzione, la tecnologia ci serve per le idee, per sviluppare, per portare in campo prodotti, modelli e appunto tecnologie di sviluppo che ci garantiscano di cambiare l'assetto delle cose. Lo dico perché, diciamo, è bene da un lato ragionare sui dati, sui numeri, sulla scienza che scopre delle cose che non ci dice, non sempre, diciamo, non ci dà la verità definitiva, la scienza, però tende a escludere quelle che sono le falsità complete. E allora sull'inquinamento atmosferico è bene mettere al centro subito alcune questioni che ci danno la base per poter dire che quello che proponiamo, quindi le idee, lo sviluppo, la tecnologia, le invenzioni da fare nel campo della mobilità, sono supportate dalle scoperte della scienza. Allora, se siete d'accordo, io ho qualche slide da farvi vedere, giusto per supportare il ragionamento con alcuni numeri. Provo a condividere lo schermo, spero di farcela. Mi dite voi se lo vedete. Lo vedete? No? Ecco. Non saprei come fare diversamente. A me lo dà, dice che è condiviso. Però non lo vedete? Niente da fare? Di nuovo? Così? Così? Niente. Va Purtroppo no. bene, allora vi racconto i numeri, sono disponibili, noi abbiamo pubblicato da poco, tanto sono pochi numeri, era solo per fissare quelle immagini, insomma, però ve li racconto, li potete vedere www.legambienteveneto.it, dossier malaria Veneto 2020. L'abbiamo pubblicato da poco e all'interno alcune informazioni che appunto dal punto di vista della scoperta, o meglio, del mettere insieme quello che è l'analisi scientifica e i dati ufficiali e raccolti ci possono dire, abbiamo tratto e messo in questo dossier. Allora, il primo dato interessante, forse molti lo avranno dimenticato, purtroppo, vista la pandemia da coronavirus che ci ha investito e ci ha fatto ragionare su altre questioni, e abbiamo un po' scordato che all'inizio, solo a gennaio, insomma, ecco, pochi mesi fa, tra gennaio e febbraio, cominciava ad arrivare un'ondata di informazioni, oggi si dice fake news, se volete le chiamiamo bufale, insomma, rispetto a un ruolo della biomassa, del legno, del riscaldamento superiore a 60, anche a 70% come responsabilità rispetto al PM10 che respiriamo. Un dato falsato, un dato parziale,
che abbiamo avuto cura di elaborare secondo quelli che sono, diciamo, i modelli disponibili, i dati disponibili sia di ARPA Veneto sia del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, quindi anche delle altre ARPA che, come sapete, nella Pianura Padana lavorano in rete, perché siamo all'interno di un'area che è in un accordo di bacino così definito, per cui c'è una relazione, almeno per quanto riguarda gli enti che controllano e che monitorano la qualità dell'aria, e oggi possiamo avere dei dati importanti, un inventario delle emissioni, si chiama INEMAR, diciamo l'acronimo, nel quale sono contenute e aggiornate al 2015 quelle che sono l'inventario appunto di delle fonti emissive che ci sono nel nostro territorio. Allora, da questo inventario si può trarre un dato, un primo dato fondamentale, che non è vero che la legna pesa, e quindi il riscaldamento pesa per il 60%, bensì a livello complessivo, quindi di PM10 che noi respiriamo, che c'è in atmosfera e respiriamo, pesa circa il 33%, ovviamente quasi la metà. Perché? Perché nelle PM10 che ci sono in atmosfera pesano quelle primarie, cioè quelle emesse direttamente da chi le produce, quindi la combustione da legna, la combustione dei motori, piuttosto che i fertilizzanti in agricoltura o i fanghi in agricoltura, che ha un peso primario, così si dice, cioè quello emette direttamente. Poi c'è un peso secondario che è composto da quegli inquinanti che non sono il PM10, quindi non è quell'inquinante direttamente prodotto e emesso in atmosfera, ma sono una serie di altri inquinanti così definiti precursori, l'ammoniaca ad esempio, piuttosto che gli ossidi, biossidi e monossidi di azoto, che vengono emessi comunque da queste attività e emessi in atmosfera, poi si compongono e formano PM10, che va a far parte del totale del PM10 che poi c'è in aria e che ci troviamo poi a respirare. Allora, i numeri ufficiali, i dati ufficiali ci dicono che il PM10 primario pesa per circa il 38% del PM10 totale. Il secondario pesa per il 53%. Poi abbiamo un PM10 naturale, così chiamato, che è quello che viene ad esempio dall'aerosol marino, quindi magari è più importante nelle aree di costa e meno in altre aree, comunque viene da diciamo da effetti naturali, e quindi da rimescolamento dell'aria e correnti d'aria. E sottraiamo la percentuale. Allora, sapere che il PM10 secondario pesa per il 53% significa cambiare completamente la prospettiva rispetto al racconto, alla narrazione che ci è stata fatta soprattutto nell'ultimo anno, con una sostanziale volontà politica, noi la chiamiamo così, diciamo, di assolvere altre fonti emissive, tra cui evidentemente il traffico, che invece, poi andando a analizzare, a spulciare un po' i dati, ha un peso importante. Perché se noi sommiamo negli agglomerati urbani, questo lavoro abbiamo fatto, quindi parliamo di PM10 totale, sommiamo il PM10 primario al secondario e andiamo a vedere la somma totale, ci rendiamo conto che negli agglomerati urbani, che abbiamo quest'anno analizzato per non fare un'analisi stretta solo sulle città, insomma, perché spesso si parla solo delle città, perché dove ci sono le centraline, ovviamente nei capoluoghi di provincia, e non sono sempre dislocate ovunque le centraline, anche se la rete è estesa, sono diverse le centraline in tutto il Veneto. Ma parlando di agglomerato significa di parlare di territori che hanno un senso, chiamiamolo concentrico, quindi il comune principale, capoluogo, e i comuni della conurbazione, quindi quelli che stanno attorno al comune principale, dove le attività in buona sostanza, insomma, comunque anche il traffico e gli spostamenti sono bene o male organizzati in maniera omogenea, anche se poi questo è un discorso un po' complesso in un'area come, in una regione come il Veneto, dove non c'è un polo attrattore, diciamo, metropoli come in altre regioni. Però, ecco, facendo questo sforzo ovviamente di suddivisione, siamo andati a valutare gli agglomerati urbani e ci siamo resi conto, vedendo il PM10 totale, facendo queste sommatorie attraverso i dati di INEMAR, che il peso dei macro settori, sono così definiti, che vi posso dire sono l'agricoltura, l'industria, il riscaldamento, poi ci sono i rifiuti, il traffico, l'energia e i combustibili, quindi le centrali di produzione di energia, e le sorgenti mobili e i macchinari, che sono sostanzialmente
diciamo, si possono ragionare come traffico, perché sono ad esempio le imbarcazioni, le barche, le navi, sono i trattori o i mezzi da lavoro, insomma, quindi sono sostanzialmente motori come quelli delle automobili e dei tir, sono questi macrosettori. Bene, negli agglomerati urbani, in praticamente in tutti, ora vi dirò magari un po' più il dettaglio, il traffico è quello che pesa di più. Pesa per il 44% del PM10 che respiriamo a Padova, per il 42% a Verona, per il 33% a Vicenza e il 34% a Treviso, che hanno queste due, o meglio, Treviso ha il riscaldamento ancora come voce che pesa anche complessivamente un po' di più, il 39%, mentre Vicenza ha certo una voce alta anche intorno al 30%, 27% del riscaldamento, ma anche un peso importante dell'industria. Questo dà un chiaro messaggio rispetto a un 23% di peso delle attività industriali come PM10 che si forma per l'atmosfera a causa dell'industria. Venezia è in una situazione particolare perché a Venezia pesa tantissimo la produzione di energia, avendo anche la centrale purtroppo a carbone ancora attiva nella città, e quindi un 35%, ma non solo, poi sono tutte le produzioni di energia nell'area di Porto Marghera e l'utilizzo di combustibili, che pesa il 35%, e poi ha un traffico al 13%, inteso come agglomerato, stiamo parlando quindi dell'area veneziana. Le sorgenti mobili e macchinari, le imbarcazioni, le navi, il traffico marittimo, pesa per il 31%. Tenete presente che questa voce negli altri agglomerati urbani è una voce sostanzialmente irrisoria, cioè non arriva neanche a essere calcolata, o addirittura o è bassissimo, addirittura assente. Ecco, questo per dire che il traffico anche nell'agglomerato veneziano ha una notevole importanza, perché il 31 sommato al 13 ci porta anche qui intorno al 40%. Ecco, questi sono dati importanti. Poi, diciamo, trovate anche un dettaglio su Venezia, perché togliendo la città, che ha una sua forma particolare, all'agglomerato, e ragionando solo sugli altri comuni dell'area, torniamo a, sostanzialmente agli stessi dati più o meno di Padova, piuttosto che di Vicenza, insomma, o delle altre città, insomma, come vi dicevo, degli altri agglomerati, come dicevo prima, quindi dove un traffico che pesa almeno un terzo, quindi almeno il 30-35% del PM10. Questi dati per noi sono stati molto importanti, diciamo una conferma molto importante di quello che in tanti anni, ragionando sugli sforamenti, spesso si ragiona sugli sforamenti dei limiti di legge, abbiamo provato a raccontare ai cittadini e ovviamente anche alle istituzioni. E sono dati, diciamo, che ci dovrebbero in qualche modo allarmare. Perché? Perché in realtà, e qui entra in gioco, diciamo, inizia a entrare in gioco il tema dell'invenzione o comunque delle idee rispetto a quello che la scienza ci racconta, non abbiamo visto un granché, diciamo, di attivazione da parte degli amministratori, soprattutto, diciamo, a livello regionale, ma purtroppo anche di macroarea, insomma, quindi anche di, come dicevo prima, di altre regioni che insieme al Veneto sono in questa situazione, se non l'applicazione di un blando accordo che sostanzialmente, l'accordo tra le regioni, che sostanzialmente mette dei limiti all'utilizzo dei veicoli per tipologia, e quindi, no, bloccando gli Euro 0, poi gli Euro 1, poi gli Euro 2, e l'anno prossimo dovrebbero essere bloccati gli Euro 4 addirittura, anche se, voglio dire, nell'aria, no, vista la pandemia, sentiamo già la possibilità di una possibile deroga, perché i cittadini non avranno le risorse per sostituire l'automobile, o almeno questo probabilmente purtroppo ci sarà detto. Un accordo che non prende in considerazione le altre fonti emissive, perché io mi sto concentrando, perché parliamo di mobilità, sul traffico, ma avete capito che ridimensionando la legna di riscaldamento, ma non lo stiamo cancellando, perché pesa per un terzo all'incirca, e quindi anche lì non c'è quasi niente all'interno dell'accordo di bacino padano per migliorare questo aspetto, come non c'è quasi niente per migliorare l'aspetto agricoltura, che spesso non se ne parla, ma pesa tendenzialmente per tutto il Veneto in media il 20%. Pensate a Verona, addirittura è la seconda fonte emissiva dopo il traffico automobilistico. Ecco, quindi ci sono altri fattori che non sono ragionati, ma se si è intervenuto solamente, diciamo, col blocco, chiamiamolo così, del traffico, messo in discussione già
torno a dire, all'inizio di quest'anno, a gennaio-febbraio, cercando di un po' mistificare, dare dati al cittadino che magari fa un po', normalmente fatica a capire, insomma, a seguire tutte le precisazioni, raccontando una realtà non vera e quindi pensando di poter dire, beh, forse sul traffico possiamo fare a meno di intervenire. Poi è arrivata la pandemia, e poi mi fermo magari, insomma, e vediamo una seconda parte, poi è arrivata una pandemia la quale ci ha ulteriormente dimostrato che il traffico automobilistico è una fonte importante di inquinamento. Perché? Perché nei 3 mesi, diciamo, di lockdown abbiamo visto un calo degli inquinanti, quegli inquinanti precursori di cui parlavo prima, che poi vanno a formare il PM10, veramente incredibile. Alcuni inquinanti, il monossido, ad esempio, di carbonio, che è sostanzialmente solo emesso dal traffico dai motori, insomma, quindi dal traffico automobilistico, è calato fino addirittura all'80-90%. Questo ce lo raccontano i satelliti, insomma, anche qui ci appoggiamo sempre all'attività della scienza che monitora e poi riporta dati importanti, ma le immagini dei satelliti le abbiamo viste un po' tutti, anche grazie, no, alla rete e social media, che ci hanno permesso di iniziare a capire qualche informazione qua e là. Questo calo di inquinanti, poi altri inquinanti, sempre gli ossidi di azoto, NOx, sono, per capirsi, la famiglia complessiva, sono gli NO2 e NO, come dicevo, anche gli NO2 sono calati dal 40-60%, quindi, diciamo, chiaramente senza traffico una buona fetta di inquinanti precursori che poi formano il PM10 ha smesso di essere emessa in atmosfera. Anche se non abbiamo visto, diciamo, grandi miglioramenti, perché è bene ricordare che i primi 3 mesi, in ogni caso, i primi 3 mesi del 2020 sono stati, negli ultimi 5 anni, i peggiori primi 3 mesi dell'anno. E quindi un po' meglio, è mancato quell'inquinamento lì, ma insomma non è che tutto sommato abbiamo migliorato così tanto la qualità dell'aria. E allora bisogna passare all'invenzione, passare dalla scoperta, diciamo, quindi abbiamo scoperto che è un problema vero il traffico, all'invenzione, alla tecnologia, che non manca, cioè, da sottolineare. Noi abbiamo le tecnologie a disposizione oggi, il Veneto peraltro dal punto di vista della capacità di sviluppo, diciamo, di genio e tecnologie che di infrastrutture, abbiamo queste capacità nella regione, come ci sono in altre parti d'Italia e d'Europa, però non le mettiamo in pratica. Questo sarebbe invece molto, molto importante farlo, perché altrimenti restiamo non in un ritardo culturale, come spesso sentiamo dire, perché la cultura c'è, le competenze ci sono, ma in un ritardo politico notevole, mentre altri territori stanno già avanzando. Tra queste, poi se volete mi fermo un attimo se avete qualche domanda da fare, tra queste diciamo invenzioni, quella della bicicletta, che è un'invenzione da implementare, cioè l'invenzione c'è, la bicicletta c'è, ma dobbiamo costruire il modo per, diciamo, metterla in campo nei nostri territori e farla diventare uno strumento per tutti. Noi crediamo che debba essere messa al centro non solo per la pandemia, ma abbiamo capito che può essere molto utile a aiutarci a mantenere le distanze, a muoverci in sicurezza all'aria aperta, che si sta molto meglio che negli spazi chiusi, ma anche nel pre e post pandemia. Perché la prima cosa da ricordare, per quanto riguarda la mobilità dei trasporti, quello che bisogna fare oggi è quello che bisognava fare prima della pandemia di coronavirus. Mi fermo un attimo se avete qualche domanda o precisazione, altrimenti vi dico, diciamo, la parte delle invenzioni, quindi cosa secondo noi si può mettere in campo. Beh, una perplessità che sorge rispetto a questa pandemia è che rischiamo di penalizzare i mezzi pubblici, visto che c'è la necessità di distanziare le persone, per cui un posto su 3 viene utilizzato, quindi un autobus non porta 50 persone e magari alcuni in piedi, per cui 60-70 persone, ma al massimo ne porta 15. Quindi rischiamo ancora una volta di avvantaggiare il mezzo privato, quindi l'automezzo, che fino ad oggi purtroppo per la maggior parte non è un mezzo non inquinante, ma è un mezzo che va a benzina. Quindi, cioè, certamente ci sono
molte case che hanno realizzato dei mezzi elettrici e sappiamo anche le motivazioni, perché ci sono delle multe pesantissime alle case che non hanno mezzi elettrici. Addirittura ci sono le auto tipo esclusivamente elettriche che vendono dei buoni alle case che invece non hanno auto ibride o elettriche. Questo per abbassare mediamente il tasso di inquinamento, cioè il CO2 emesso nell'atmosfera. Quindi da questo punto di vista certamente c'è molto da fare, anche capire l'evoluzione di questa pandemia, l'apertura e l'utilizzo, la fruizione dei mezzi pubblici. E certamente la bicicletta può da questo punto di vista rappresentare un grande passo. Sappiamo che i paesi del nord hanno una fruizione della bicicletta molto diversa dalla nostra, addirittura d'inverno con 10-20 sotto zero c'è un utilizzo massiccio comunque della bicicletta. Quindi evidentemente non è vero che se il tempo non è clemente si debba comunque lasciare la bicicletta in parcheggio o non si possa fruirla in maniera molto maggiore. Quindi voi rispetto a queste perplessità che io sento, dei mezzi pubblici intendo, qual è la vostra posizione, come vi ponete, qual è il vostro punto di vista, insomma? Allora, magari qualcuno se la prenderà, perdonatemi la battuta, qualcuno, spero non voi, ma si parla di capienza, diciamo, ridotta al 50% per i mezzi pubblici per garantire la sicurezza. Direi che sostanzialmente 50% è come vanno i mezzi pubblici oggi, insomma, ecco, perché al di là dei pienoni nelle ore di punta, perché non abbiamo coordinato, diciamo, non sono coordinati, perché c'è un grande problema di saper usare l'invenzione e quindi continuare a sviluppare nuovi modelli, e ci siamo un po' arenati, quindi abbiamo mezzi pieni. Poi adesso siamo tranquilli perché le scuole sono chiuse, ma abbiamo mezzi pieni negli orari di punta e abbiamo mezzi vuoti, deserti, addirittura corse, ma questo magari chi si occupa dell'argomento lo sa bene, addirittura corse che girano a vuoto semplicemente per mantenere la corsa e il servizio. Sul tema del trasporto pubblico c'è da fare una rivoluzione da un lato rispetto alla tipologia di mezzi, ma da questo punto di vista sono arrivate conferme prima già della pandemia diciamo risorse per i comuni sopra un certo numero di abitanti, quindi comuni importanti e per i comuni diciamo nell'area appunto nelle aree più inquinate e quindi ovviamente anche i nostri comuni di risorse per la sostituzione dei mezzi. Noi ci auguriamo che siano più possibile mezzi elettrici, siano più possibile mezzi ovviamente che puntano a diciamo inquinare meno possibile. Ma sul mezzo pubblico bisogna continuare a puntare, perché serve avere magari tipologie di mezzi differenti, mezzi pubblici o comunque mezzi diciamo di utilizzo pubblico, possono essere anche le biciclette, i servizi di bike sharing, possono essere mezzi pubblici anche la micromobilità elettrica ad esempio, i monopattini per dirne uno, o comunque possono essere integrazioni adeguate al servizio pubblico che possono garantire una migliore fluidità, diciamo, dell'utilizzo dei mezzi per farci spostare in maniera più sobria all'interno della regione. Oggi, come ieri, per spostarsi in alcuni territori non abbiamo alternative se non l'automobile, purtroppo, o molto volenterosi la bicicletta. Magari se cominciano ad essere tanti chilometri, no, forse diventa poi complicato, dipende quello che si deve fare e i tempi che si hanno a disposizione. Va fatta una riorganizzazione sul mezzo pubblico, vanno rivisti gli orari, va rivista anche la tipologia di mezzi, probabilmente, va puntato sui mezzi che inquinano meno, quindi ad esempio, e questo è un altro dato importante che noi abbiamo visto sempre, diciamo non scientifico, ma diciamo di analisi, non scientifico diciamo della scienza rispetto al monitoraggio degli inquinanti, ma di analisi dei dati ufficiali. Noi abbiamo avuto un incremento in questi anni di utilizzo del trasporto pubblico molto forte, sostanzialmente solo nell'utilizzo del tram a Mestre come a Padova, dove i numeri sono aumentati in maniera incredibile. Per quanto riguarda il resto del trasporto su gomma, buona sostanza,
l'offerta è rimasta sempre la stessa, anche perché le risorse non ne sono mai arrivate se non quelle, diciamo, minime che arrivano dallo Stato, non sono mai state integrate dalla Regione e non ha subito, insomma, diciamo, neanche un aumento di domanda, insomma, ecco. Mentre invece la domanda è aumentata per il servizio ferroviario pendolare, che anche quello ancora alla ricerca, diciamo, d'autore, perché manca il servizio metropolitano di superficie che da 20 anni forse ormai, forse un po' di più, aspettiamo, quindi collegamenti efficienti, efficaci e aumentati con tutto il territorio, diciamo, almeno dell'area Venezia, Padova, Treviso, almeno, e Verona. Abbiamo solo una linea importante, diciamo, quella che va da Verona a Padova e poi a Venezia, che ha un peso notevole di pendolari che la utilizzano, perché trasporta, diciamo, in maniera efficiente, perché è stato introdotto da Trenitalia l'orario cadenzato, e questo appunto ha aiutato, sapere, avere più dimestichezza con orari stabili dei mezzi, ci ha aiutato a comprendere l'utilità del trasporto pubblico. Ma l'integrazione è indispensabile, quindi bisogna aumentare l'integrazione con gli altri mezzi di trasporto, torno a dire le biciclette, che poi queste, biciclette o micromobilità, che poi queste possano muoversi liberamente all'interno delle nostre città. Oggi noi abbiamo sostanzialmente le città sviluppate per l'automobile, con alcune piste ciclabili. Poi c'è un tema, diciamo, perdonatemi, richiamo alla psicologia cognitiva, insomma, ma Simon, uno scienziato cognitivo, del psicologo cognitivo americano, diceva che noi siamo, insomma, esseri umani e siamo vincolati alla razionalità, diciamo, abbiamo una razionalità vincolata, cioè siamo in grado di comprendere quello che vediamo, e quindi, no, magari fare il chilometro di pista ciclabile per un amministratore, per un sindaco, è la vetta della sua montagna, ma non vede le montagne che magari ci sono attorno, non si rende conto che ci sono altre vette da scalare. Per farlo servirebbe una razionalità olimpica, così la definisce, cioè quella capacità di guardarsi intorno, di comprendere, di capire e poi di mettere in campo gli strumenti. Spostata nell'urbanistica, che è un tema che mi ha appassionato, insomma, nel mio percorso di studi, diciamo, ci sono stati grandi urbanisti che hanno lanciato il tema anche dell'urbanistica ambientalista, insomma, quindi dell'idea di cambiare da questo punto di vista l'organizzazione delle città. Ancora ai primi del Novecento, Patrick Geddes, uno scozzese, provava a mettere in campo quello che era, diciamo, il suo motto era survey before action, quindi analisi prima dell'azione, una cosa che qui un po' ce la scordiamo, insomma, ecco, da almeno un ventennio per quanto riguarda l'azione regionale, perché non abbiamo avuto nessun tipo di sviluppo coordinato, ma piccole cose buone, spesso molto osteggiate, penso al tram, inutilmente osteggiato ovunque sia stato realizzato, e che invece poi ha portato grandi vantaggi. Penso alle aree pedonali, inutilmente osteggiate da una fetta di estremisti, diciamo, del mondo del commercio, che poi invece hanno sempre portato risultati importanti. Ecco, abbiamo un po' questa difficoltà di avere questa razionalità vincolata a quel piccolo che conosciamo, di non voler guardare intorno a noi. Però è importante farlo, e per questo che noi riproponiamo sempre i dati. In Veneto si sposta con l'automobile, o meglio, l'85% degli spostamenti nella nostra regione sono fatti su automobile. Poi io sto parlando di automobile, ma sto parlando di mezzi, veicoli a motore, perché poi c'è tutto il tema, il comparto delle merci. Noi abbiamo tutti i giorni che si muovono in Veneto 185.000 veicoli che spostano merci all'interno della regione, la maggior parte all'interno della regione, cioè la maggior parte, al 50% almeno, degli spostamenti di merci in Veneto sono dentro la regione, cioè di cose che partono da una parte e arrivano dall'altra dentro la regione. L'attraversamento è marginale, quindi non abbiamo alcune vanno fuori, una buona fetta vanno fuori, partono dal Veneto e vanno fuori dalla regione, perché siamo una regione produttiva, ma l'attraversamento è molto marginale. Eppure sviluppiamo grandi assi stradali, autostrade, diciamo, che danno l'idea della necessità di attraversare il nostro territorio. In realtà non è una necessità che abbiamo la necessità, questo dicono i numeri, i dati, di collegare meglio il nostro territorio, magari sviluppando anche qui
no, piccole cose fatte che sono rimaste nella loro nicchia, penso al tema dell'ultimo miglio, che ad esempio l'interporto di Padova, in qualche modo sempre migliorabile, ma sviluppato in maniera positiva nella città di Padova per il trasporto delle merci nell'ultimo miglio, e quindi arrivare in un punto e poi spostare con altri mezzi, magari meno inquinanti possibile. Su questo bisogna fare sempre di più, e quindi spostarsi verso l'elettrico o comunque il zero emissioni il più possibile nei mezzi che utilizziamo, e anche qui sono rimaste esperienze marginali. Per non parlare di altri modelli di trasporto delle merci, quello del navigabile, e qui penso andremo a toccare alcune questioni. Basti ricordare l'idrovia, su cui il Comitato Brenta Sicuro in qualche modo nasce, diciamo, o comunque sul quale si coalizza in maniera importante, su quale ci siamo anche incrociati positivamente negli anni, che è rimasta, insomma, l'eterna incompiuta, che per quello che doveva funzionare anche per trasportare ovviamente poteva trasportare merci, oggi sostanzialmente questa ipotesi è trattata come, diciamo, no, folcloristica, perché non possiamo pensare di spostare merci in questo senso, quando abbiamo, diciamo, arriva un interporto che potrebbe invece avere un senso in questa direzione. Poi lascio a Alessandro la parola, che vuole fare una domanda, scusami, mi sono accorto adesso. Lo dicevo all'inizio, il traffico, quindi gli spostamenti in auto, sono, per quanto riguarda la produzione di CO2, per tornare, diciamo, anche a rimettere dentro il quadro il tema del cambiamento climatico, che deve sempre stare al centro, pesano un terzo, il 30% del peso della CO2 che il Veneto in questa regione si emette deriva dal traffico, dagli spostamenti, dalla mobilità. Piccolissima parte viene dal trasporto ferroviario, il 27, 28% dato annuario statistico della regione viene dal traffico su gomma. Ecco, questo dato dovrebbe essere, diciamo, impresso nella testa degli amministratori, perché bisogna invertire completamente questa rotta, e va fatto appunto incentivando gli altri mezzi di mobilità, ma anche disincentivando l'uso dell'automobile. Noi in Veneto siamo, poi passo la parola, noi siamo in linea totale con, diciamo, la media nazionale, che è una delle medie diciamo in Europa più alte in assoluto, di auto abitante, 65 auto ogni 100 abitanti. In Veneto siamo esattamente in questa condizione, forse a Venezia perché non si contano le imbarcazioni private, altrimenti esploderebbero, che saranno ancora di più delle automobili a persona. Ecco, quindi bisogna intervenire per fare questo, e non si è fatto e non si fa. Perché se noi andiamo a vedere le risorse nel 2019 messe dalla regione per il trasporto, quindi per cambiare mezzo di trasporto, comprarsi magari uno meno inquinante o comunque per rinunciare, è un po' difficile perché gli incentivi in questo senso ancora non ci sono, e speriamo arrivino per poter rinunciare all'automobile e potersi prendere l'abbonamento dell'autobus piuttosto che la bicicletta elettrica, piuttosto che altri mezzi. Il Veneto ha messo 500.000 euro per il rinnovo del parco mezzi, diciamo, no? Per cambiarsi l'automobile. Altre regioni dell'area padana hanno messo milioni di euro. La Lombardia ha messo 52 volte quanto ha messo il Veneto, 26 milioni. Il Piemonte ha messo 4 milioni. L'Emilia Romagna 9 milioni. Forse ho invertito, scusate, non ho il dato sotto mano. Comunque questi sono i numeri, ecco, e noi siamo sempre indietro, che non mettiamo risorse oltre a non mettere l'ingegno e le idee nel piatto per fare qualcosa di meglio. Allora, ciao Gigi, faccio questa breve incursione, ecco, non voglio, adesso il tema, naturalmente tutti i temi che affrontiamo sono vasti, e mi dispiace magari portarti, ecco, diciamo così, dirottarti, ecco, su un tema particolare, ma mi interessava molto, ecco, coniugare il tema vasto, ecco, dell'inquinamento atmosferico, la mobilità sostenibile, anche alle misure, ecco, che il decreto rilancio sta promuovendo. Una di queste è quella diciamo di promuovere, ecco, l'acquisto delle biciclette. Ha stanziato
una cifra modesta in realtà rispetto alle richieste, mi sembra che siano venute dalla cittadinanza, ecco. Però ecco, permettimi di dire una cosa, che naturalmente se si vuole anche finanziare, promuovere la mobilità sostenibile attraverso, ecco, la maggior diffusione, il maggior utilizzo della bicicletta, naturalmente servono anche tutta una filiera, no? Quindi servono naturalmente che anche il mondo del lavoro si adegui in qualche modo, che magari anche addirittura venga riconosciuto come tempo di lavoro quello del trasporto con la bicicletta, che magari ci impiega un po' più di tempo. Servono anche strutture naturalmente per accogliere le biciclette, ad esempio se io volessi andare a Venezia naturalmente sarebbe bisogno di un parcheggio, eccetera, e anche magari, che ne so, che nell'azienda al di sopra di un certo numero di dipendenti magari ci sia la possibilità di avere uno spogliatoio, insomma tutta una filiera, ecco. Però permettimi di dirottarti ancora in un elemento ancora più particolare, mostrandoti una foto, no? Allora, ed è questa, che naturalmente servono anche le piste ciclabili, ecco, servono anche le piste ciclabili. Ora, che piste ciclabili abbiamo in Italia? Questa, che spero che la vediate, è una bellissima pista ciclabile in via Vallon, e siamo qui a Mestre, diciamo così, no? Ecco, quindi vedete, molto bella. Questa invece è un'altra pista ciclabile. Allora, vedete come è fatta la pista ciclabile in via Vallon. Quindi c'è la pista, diciamo, la strada per gli autoveicoli, il fosso, la pista ciclabile e un altro fosso a fianco. Mentre la pista ciclabile di Favaro è stata realizzata sopra un fosso. Ora, bene fare, come dire, le piste ciclabili, ma non che vengano fatte, diciamo, a scapito della sicurezza idraulica. Ecco, questo per collegare al tema che ci interessa molto, perché i fossi non assicurano soltanto una sicurezza idraulica, ma svolgono anche una funzionalità ecologica. Ecco. Beh, guarda, mi trovi d'accordo, nel senso che le piste ciclabili certo vanno fatte, però come dicevo prima, spesso c'è una gara magari a fare il chilometro o i 500 metri di pista ciclabile o l'inaugurazione ogni 500 metri di pista ciclabile che viene fatta, quando in realtà noi avremo bisogno di liberare spazio pubblico per le biciclette che già abbiamo, sottraendolo agli altri mezzi di trasporto. Questo vale, diciamo, per fare ad esempio, cosa che noi abbiamo chiesto in questa fase di emergenza, strade dedicate alla bicicletta o alla pedonabilità, insomma comunque ai mezzi, alla mobilità dolce, sottraendoli magari temporaneamente anche all'automobile. Noi abbiamo oggi dati, diciamo, ufficiali, comunque un calo dell'utilizzo, vuoi perché le scuole sono chiuse, vuoi perché ancora tutte le attività non sono ripartite, vuoi perché qualcuno purtroppo non può ripartire o non è ancora ripartito o non ripartirà con le sue attività lavorative, e quindi c'è un calo, diciamo, dal 100% siamo un calo del 30% circa, diciamo più o meno in media, mentre l'utilizzo della bicicletta poi varia a territori, addirittura è al 300%, al 400% aumentato in alcuni territori, però ancora ci muoviamo in spazi ristretti, in ciclabile magari fatte come quella che hai fatto vedere, che sono imbarazzanti, insomma, inutilizzabili a quanto pare, evidentemente alla prima pioggia, e non possiamo utilizzare la sede stradale, che magari non è più utilizzata dall'automobile o è meno utilizzata dall'automobile, o non possiamo andare contromano nelle strade in bicicletta a senso unico, no? Ad esempio, cosa che invece il codice della strada oggi libera, ma sono poi gli amministratori, torniamo sempre lì, insomma, che purtroppo sono in prima linea per tante questioni, ma sono anche quelli che devono decidere di cambiare in qualche modo le cose se non viene un cambiamento da chi governa, da chi dovrebbe coordinare, gli amministratori locali, che purtroppo non avviene, quindi la regione che abdica, ma come purtroppo diciamo anche il governo da un certo punto di vista, anche se il codice della strada è uno strumento, diciamo, messo a disposizione degli amministratori, molto utile, in cui c'è questo, in cui c'è magari una cosa che sembra una banalità, le casette avanzate, no? Cioè che questa, diciamo, sorta di stop davanti all'automobile autorizzato in qualche modo da una segnaletica orizzontale definita, che cambia, inverte l'ordine, diciamo, di priorità in una strada, cambia la percezione, e questo permetterebbe, prima di dire vado a lavoro perché ho un bonus, ho uno spazio, diciamo, dove farmi la doccia e cambiarmi, magari ci mancherebbe e tutti dovrebbero farlo, però mi permette di dire vado in bicicletta
perché sono in sicurezza nella strada, cosa che oggi molto spesso non accade, non ho la ciclabile e quindi non vado perché non ho la sicurezza. Questo è sicuramente un aspetto da mettere in rilevanza. Dobbiamo in qualche modo intervenire in questo senso, ma lo devono fare gli amministratori. Altra cosa che c'è nel codice della strada è che non viene sostanzialmente ancora, non è stato preso, diciamo, in mano dai sindaci, anche in questo caso, è le strade scolastiche. Le strade scolastiche sono quello strumento che potrebbero permetterci di mettere in opera le famose aree 20, zone 20, zone 30, così tanto vituperate e mal viste non è ben chiaro da chi, perché poi quella è la velocità media, insomma, in cui giriamo imbottigliati nel traffico quotidianamente in condizioni normali, e che invece potrebbe garantire una fruibilità e una serenità maggiore nel spostarsi, quantomeno per andare a scuola, e magari aumentare quelle attività su cui i comuni puntano molto spesso, i pedibus, no? Mi viene da dire, da pensare, se non sono in sicurezza, se non ho il marciapiede, se non ho la strada libera delle auto, perché dovrei mandare mio figlio, dovrei cambiare il mio modo di portare mio figlio a scuola, non in sicurezza, quindi non dargli sicurezza. Ecco, le strade scolastiche, se venissero messe in campo dagli amministratori locali, perché è il loro compito farlo, oggi lo possono fare, potrebbero aggiungere un ulteriore gradino, diciamo, di miglioramento della qualità, poi in sostanza della vita urbana, perché dove ci sono meno auto stiamo meglio, c'è meno spazio occupato, possiamo dedicarlo a altro, magari possiamo aumentare il verde pubblico, magari possiamo fare tutto quello che ci aiuta anche nella lotta al cambiamento climatico, che ne dica, ne abbia detto un servizio di Rai 1 qualche sera, il TG1 qualche sera fa, e quindi, insomma, ecco, dobbiamo mettere in campo tutti questi strumenti. Lo devono fare prima di tutto i sindaci, io credo, e poi ovviamente speriamo anche il mondo delle aziende e delle imprese. Spezzo una lancia in questo senso, perché già nella finanziaria 2017, nel collegato ambientale, ma poi credo sia rimasto, c'è un incentivo per chi va il bike to work, no? O piuttosto che non so se ha altri nomi, insomma, ecco, quindi un piccolo incentivo se si va a lavorare in bicicletta, e ci sono alcune aziende che hanno iniziato a lavorare in questo senso. Certo, poi se arrivo a lavoro e non ho un posteggio per le bici protetto o coperto, o non ho un posto per cambiarmi se ho preso una pioggia temporale, come prima dice, notava anche Marino, si complicano le cose e si ritorna indietro alla cosa più semplice, quella più immediata, e quella su cui la politica punta, cioè che noi ci muoviamo tutti quanti con l'automobile. Ecco, questo, insomma, ecco, bisogna che siamo consci che dipende da noi, ma dipende da noi quello che devono fare gli amministratori, anche non solo da come ci comportiamo. Possiamo essere più bravi possibile, però se poi da A a B non abbiamo altro modo che spostarci che con l'automobile, ci troviamo magari costretti a farlo. Certo, tra l'altro la mobilità dolce di questo tipo ha anche dei grandi vantaggi economici, perché ricordiamoci i famosi cammini che ci sono, il Cammino di Santiago, e i cammini che si stanno anche affermando nel nostro paese. O a chi viaggia in bicicletta, che spende, cioè si ferma a dormire, si ferma a mangiare. È provato che il viaggio a piedi in bicicletta porta veramente economia, non è un'economia povera, è un'economia interessante dal punto di vista di ricavi per chi queste strutture le mette a disposizione. Leggevo una cosa curiosa ieri in social, che un'azienda agricola che produce miele in Friuli Venezia Giulia ha messo una fontanella davanti l'azienda, insomma, creando tantissime persone che si fermano, ma anche persone che si fermano ad acquistare. Quindi veramente un indotto molto semplice, ma positivo, quindi con dei vantaggi economici interessanti per chi li propone. Quindi la fantasia certamente ha il suo grande valore da questo punto di vista, e viaggiare a piedi, in bicicletta, a cavallo, porta veramente all'economia dei grandi vantaggi, anche economici, dal punto di vista del Covid, di questo che stiamo vivendo, il distanziamento è assicurato da chi
cammina, a meno che non cammini in grande gruppo, chi va in bicicletta per l'autonomasia lo fa da solo, a meno che non abbia un tandem, e quindi veramente è garantito il distanziamento. La medicina parla anche di importante che ci sia movimento, perché veramente in questi due mesi, tre mesi, siamo rimasti a casa troppo, per cui dobbiamo riprendere a fare anche movimento, camminare, andare in bicicletta a cavallo. Quindi sono aspetti non secondari anche questo. C'era dell'altro? Volevi aggiungere, Gigi? No, no. Mi sembra, insomma, se non avete domande voi, di aver toccato un po' quali sono un po' tutte le questioni. Ovviamente sul trasporto ferroviario ci sarebbe moltissimo, moltissimo da dire, perché è un altro pezzo importante, diciamo, della mobilità su cui investire, ed è uno degli aspetti sul quale siamo assolutamente indietro. Abbiamo metà della linea del Veneto ancora tristamente a binario unico, abbiamo tra le linee peggiori d'Italia, insomma, quelle purtroppo, quelle gestite direttamente dalla regione tramite sistemi territoriali, la famosa Verona Rovigo e poi, no, Adria, Mestre Adria Chioggia, insomma, quella tratta seguita da sistemi territoriali, peraltro un'azienda della regione, a controllo totale della regione, che è in esaurimento, verrà inglobata, insomma, in un'altra azienda regionale, che ha sostanzialmente fallito la sua missione, che sposta, diciamo, merci e persone con treni a gasolio. Insomma, veramente noi tanti anni fa facemmo alcune azioni legate a questo, al grido di fateci uscire dalla preistoria, insomma, rispetto alla situazione del trasporto ferroviario in queste tratte in particolare gestite dalla Regione Veneto. Sul resto si potrebbe fare molto di più, qualcosina per fortuna si sta facendo grazie a alcuni investimenti mirati che finalmente sono arrivati, però anche lì, insomma, dall'integrazione del trasporto ferro-gomma o ferro-mobilità sostenibile, che ancora è lontana, dalla tarifazione biglietto unico, insomma, tante questioni che mancano ancora, che non sono affrontate e che, torno a dire, io spero che si prendano in mano, non perché è arrivato l'emergenza sanitaria, no, del virus biologico che ci ha colpito e che ci farà cambiare il modo di porci, di comportarci, ma perché bisognava farle anche prima, insomma, ecco, sono esattamente le stesse cose che bisognava fare anche prima. Ecco, l'unica cosa da aggiungere è: diamoci una mossa, mettiamo in campo queste cose, perché è vero che ci possono aiutare in questa fase, ma è vero che possono aiutare nel futuro, e dobbiamo cambiare la marcia, quindi invertire la marcia completamente da questo punto di vista, perché altrimenti, e questo ce lo dicono gli scienziati, per tornare all'origine della chiacchierata di stasera e quindi quello che ci racconta la scienza, le scoperte ci dicono che purtroppo molti dei virus, molte dei patogeni, agenti patogeni, molte delle problematiche che stiamo avendo sempre maggiori in questo periodo sono dovute alla globalizzazione, al cambiamento climatico, all'aumento, no, diciamo, della pressione antropica nostra, dell'uomo, su questo pianeta. Quindi o ce ne rendiamo conto e cominciamo a mollare dall'acceleratore seriamente, facendo quello che già da tempo diciamo che dobbiamo fare con gli accordi, i protocolli, no, da Kyoto a prima, insomma, Rio de Janeiro nel 92 addirittura, ma diciamo da Kyoto in avanti, oppure continuiamo a siglare accordi come il caso dell'accordo di Bacino Padano, che sembrava no, delle regioni inquinate del nord Italia, che sembrava dovesse in qualche modo aiutarci e coordinare le attività, poi in realtà ognuno va per i fatti suoi, tendere al ribasso, e abbiamo capito che è stato fatto solo per evitare le multe che l'Europa, no, siamo in infrazione europea per lo sforamento dei limiti di legge, quindi la nostra salute vorrebbe essere tutelata dall'Europa, che mette in infrazione il nostro paese, che pagherà multe salate. Siamo all'ultimo step di questo, che dura anni, insomma, ecco, l'infrazione parte nel 2014, se non sbaglio, siamo alle battute finali, dovremmo essere probabilmente condannati, e questi strumenti sono stati messi in campo, diciamocelo, insomma, ecco, no, un po' per dire, stiamo facendo qualcosa,
devono diventare realtà, ecco, insomma, ecco, bisogna passare da firmare carte a mettere in campo risorse e strumenti concreti con le tecnologie che esistono e che non dobbiamo inventarci, no, niente di più. Okay. Passare ai fatti, al dato di fatto. Alessandro, hai qualche domanda ancora? Sì, avrei tante domande, ma stiamo andando oltre l'orribile perché le nostre dovevano essere delle pillole, diciamo, d'ambiente, ecco, invece rischiamo magari di andare oltre al format che siamo dati. No, sì, vuol dire che ci riaggiorniamo e facciamo un'altra puntata, ecco, su, per consentire anche all'altro di spiegarci anche tutte le altre questioni relative, ad esempio, al trasporto ferroviario, no? Che è un tema che abbiamo dovuto purtroppo trascurare un po' questa sera, ecco. E magari parliamo anche di trasporti sostenibili, trasporti dolci e fiumi, ecco, quindi diciamo così, perché naturalmente quello che dobbiamo fare è anche una rivoluzione culturale, no? Cioè, se dobbiamo in qualche modo fare in modo che la popolazione utilizzi maggiormente la bicicletta, ad esempio, ecco, dobbiamo naturalmente anche promuoverla da un punto di vista culturale, quindi è un tema che possiamo Politico, affrontare. Alessandro, la rivoluzione politica, perché la cultura c'è in questa regione, eh? Come c'è, la cultura c'è, le competenze ci sono, c'è tutto. Bisogna fare uno scatto avanti politico. Certo, c'è dubbio. Bene, io direi a questo punto ringraziamo Gigi Lardo del suo interessante intervento. Magari ci aggiorneremo perché le argomentazioni e poi insomma, l'ambiente ha un panorama di iniziative, di rapporti, di importanza talmente elevato che certamente una sua presenza, se sarà disponibile, magari più A avanti. La disposizione. chiederemo ancora, insomma. Volentieri. Giovedì prossimo abbiamo Gian Piero Dalla Zuanna, che è professore ordinario di demografia e ci parlerà di ambiente e sostenibilità, per cui torniamo sul tema ambiente, che è il filo conduttore di tutte le nostre iniziative. Il giorno 11 abbiamo Antonio Draghi, architetto, fondatore dei comitati ambientali e territoriali, che ha combattuto con l'ambiente la battaglia di Veneto City contro l'elettrodotto per il completamento anche lui dell'idrovia e con il tema la riviera del Brenta, l'urgenza di una visione, di una strategia d'unione dal punto di vista soprattutto ambientale. A seguire abbiamo il professor Luigi Dal Paos, Simone Venturini che è il direttore tecnico di Technital. Avremo Enrico Brivio, che è un funzionario della Commissione europea, Caterino Rosbord, di un gruppo musicale, che ci parlerà di ambiente, di fiumi e in rapporto alla musica, quindi con un'associazione anche abbastanza ardita. Ecco, noi vi invitiamo a seguirci ogni giovedì sera alle ore 21 e quindi a giovedì prossimo. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Thank you.